agganciarsi sul desiderio del suo possesso. Allora, tutti noi dobbiamo desiderare, però alcune persone devono desiderare tantissimo, altre persone devono desiderare meno. Quindi chi si aggancia sul desiderio devi tendere molto l'elastico del desiderio, quindi devi presentarti, dare degli stimoli, cioè essere attraente, diciamo, vanno benissimo gli stimoli fisici e poi sparire, ma sparire nel senso, sparire proprio, nel senso che la persona deve desiderarti molto e deve fare fatica ad averti, perché se non fa una fatica immane non è contenta. Mentre invece chi si aggancia sul possesso, tra virgolette, non è che non deve desiderare, deve desiderare pure lui, perché tutti devono desiderare, ma una volta che ha desiderato, una volta che gli hai dato degli stimoli, insomma, questo non devi fargli scalare l'Everest, ma devi fargli scalare una montagnetta, perché se tu gli rendi la cosa estremamente difficile, questa persona si demotiva e se ne va. Devi renderti un po' più facile, diciamo così, al possesso. Devi renderti un po' più disponibile, facilitargli la strada, insomma, aprirti, come dire, farti trovare già predisposta. Questo è. Non so se sono stato chiaro di questo. Ecco, quindi questo è un altro parametro interessante, no? Chi ha vissuto, quindi, un uomo che ha vissuto il tradimento da parte degli altri uomini, lo riconosciamo perché parla sempre male degli uomini. E allora è importante capire, ne parla male ma da vincente o ne parla male da perdente? Perché se lui parla male degli uomini da vincente, ne parla male da vincente, diciamo così, beh, probabilmente è una persona attiva, che quindi devo dargli il possesso. Se lui parla male degli uomini da perdente, e allora è una persona più passiva e che si aggancerà sul desiderio. Quindi anche questa è un'informazione che mi permette di capire, comunque, chi è diffidente verso gli uomini, chi parla male verso gli uomini, chi è sospettoso verso il genere maschile, può essere sia maschio che femmina, mi dà che è una tipologia egocentrica, mi dà che è una tipologia egocentrica maschile. Invece, mutatis mutandis vale per chi ha vissuto il tradimento da parte della madre. Beh, finiamo quello del tradimento da parte dell'uomo. Se chi ha vissuto il tradimento da parte dell'uomo è una donna ed è eterosessuale, allora sì, allora succede che oltre ad essere, diciamo, diffidente verso gli uomini rappresentano anche il suo oggetto di desiderio. Per cui la sua voglia di vendicarsi nei confronti del padre la trasferirà sugli uomini. Per cui tutte le donne, ego maschio, diciamo così, hanno voglia di vendetta, voglia di revenge verso gli uomini. E qual è la miglior vendetta verso un uomo se non quella di farli innamorare e poi mandarli a cagare, lasciarli? Per cui qua è interessante il concetto, no? Se tu hai a che fare con una donna di questo genere, la tiene agganciata tantissimo se non gli dai mai e poi mai l'idea di essere innamorata. Perché se gli dai l'idea di essere innamorata, sei fottuta. Sei fottuto, cioè, sei fottuto perché lei, come dire, ha risolto il suo problema. Allora, Claudia Valente, come ho detto prima, non può essere da parte di madre e padre, non può essere da parte di madre e padre, non può essere! Perché ho detto che un genitore è cattivo, il genitore cattivo non ti può tradire, non può essere ti può tradire solo il genitore buono, ti può tradire solo il genitore buono, non quello cattivo. Come fa a tradirti il genitore cattivo, Claudia Valente, se è cattivo? Il nemico non ti può tradire, il nemico è normale che ti tradisca. È il genitore buono, quindi tu di genitore buono ne hai uno solo, e quindi solo quello ti può tradire, non puoi avere da parte di padre e di madre. Perché uno è già cattivo, uno con uno è già al conflitto, quello lì non ti può tradire quello cattivo ha già fatto quello che tu hai identificato come cattivo, non ti potrà mai tradire, non ti potrà mai tradire. Non so se sono stato chiaro questo concetto, me la fanno spesso questa domanda, ma solo il buono, l'amico, chi ti può tradire? È l'amico, non ti può chiedere, no, no, la tua situazione, no, Alex Box, non posso, perché qua sto facendo una live per tutti, non è una live tête-à-tête, non posso rispondere a te.
se il tema riguarda la cosa, ma se no non posso rispondere.